Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto imprese, lavoro, giovani, sanità, territori o servizi territoriali. È un decreto in parte diverso dal passato perché guarda al futuro, guarda un paese che si riapre, ma nello stesso tempo non lascia indietro nessuno, quindi assiste, aiuta. Quali sono le novità del decreto rispetto al passato? Per la prima volta, accanto al criterio del fatturato, si usa anche il criterio dell'utile, che ovviamente è un criterio molto più giusto. Il problema è che ci vuole tempo per poter distribuire i sussidi o i sostegni sulla base dell'utile, perché per accertare l'utile ci vuole più tempo. Comunque intanto si fanno tutte e due le cose ora. La seconda, diciamo, novità è l'arco temporale che ora abbraccia il decreto con i sostegni, quindi sono 370.000 nuove partite IVA che vengono incluse nel programma di sostegno. C'è poi un altro provvedimento molto importante per favorire la ricapitalizzazione delle imprese, cioè favorire la decisione dell'imprenditore a mettere più capitale nelle imprese. E per i giovani c'è un'ampia parte del decreto per quanto riguarda i giovani, in particolare la possibilità per i giovani fino a 35 anni, di comprare una casa in cui l'imposta di registro e l'imposta sul mutuo sono state cancellate, e questo vale per tutti i giovani. Per i giovani meno abbienti, cioè con un reddito, con un parametro ISEE fino a un certo livello, credo che siano 40.000 euro, per loro c'è anche la garanzia bancaria la garanzia dello Stato sull'80% dell'esposizione bancaria. Quindi insomma si vuol rendere sostanzialmente più facile per tutti i giovani comprare casa, costruirsi una famiglia e vivere e dare quell'elemento di sicurezza che manca oggi.